Lo scorso giovedì 27 marzo a Milano è partito Aperitivo Salumiamo con Bacco, un evento enogastronomico itinerante che propone degli abbinamenti salumi e vino durante appunto l'aperitivo. Ma lo scopriamo e ne ci addentriamo con Monica Malavasi, direttore dell'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Buongiorno Monica, benvenuta a Check-in. Grazie, ciao Danny. Buongiorno e buona domenica, siamo molto curiosi e anche un po' affamati. Come è nato questo evento? Ma l'evento è nato per far conoscere meglio i salumi a denominazione di origine protetta insieme ai vini, quindi l'idea è nata proprio addirittura figurati nel 2005 sono nati i primi aperitivi Salumiamo, e anche il nome vuole essere un po' indicativo, nel senso che l'unione dei salumi è con la parola amore, quindi anche la passione per questi prodotti, e l'idea è proprio quella di proporre salumi e vini in occasione degli aperitivi tanto famosi oramai anche in Italia. Allora, voi siete partiti lo scorso giovedì, è andata benissimo, ho anche letto delle recensioni. E quale sarà il vostro tour? Dove andrete? Sono quattro tappe, dal nord al sud praticamente. Siamo partiti, come dicevi tu, a Milano il 27 di marzo, la prossima tappa sarà il 2 di aprile a Modena, poi ci spostiamo al sud, a Lecce, il 15 maggio, e il 21 maggio chiudiamo il tour a Roma. Ok, senti, ci sono dei riferimenti web nel caso volessimo addentrarci e documentarci ulteriormente? Sì, direi che riferimenti web possono essere due. Uno è il sito dell'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, che è www.salumi-italiani.it, e lì troverete sempre tutte le informazioni su tutte le tappe di Salumiamo con Bacco, ma anche tante informazioni e notizie sui salumi, su come consumarli, come, dove si trovano, i territori, eccetera eccetera. E poi c'è anche un sito della campagna Top of the Dop, che è appunto questa campagna europea fatta dall'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani insieme alla FederDoc, che ha proprio l'obiettivo di far conoscere meglio questi patrimoni dell'agroalimentare italiano, e questo sito è www.topofthedop.it. topofthedop.it. Esatto. Perfetto, mi piace molto perché si respira anche un po' questa sorta di tutela, no? Dei nostri patrimoni. Vero, vero. Infatti non tutti sanno che possiamo essere orgogliosi di avere il più alto numero di salumi DOP e IGP in Italia. Pensa che ne abbiamo 37 e a livello europeo solo noi abbiamo circa un terzo dei salumi tutelati. Ovviamente sui vini è altrettanto, non è così corposo, ma i vini italiani sono famosissimi in tutto il mondo, per cui figurati, questi eventi hanno proprio l'obiettivo di far conoscere meglio questi prodotti, e devo dire che sono eventi che piacciono tantissimo ai giovani e alle persone che li frequentano. Ci piace molto. Aperitivo Salumiamo con Bacco, grazie Monica. Grazie a te. A presto, era Monica Malavasi, direttore dell'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. A check-in.